e io cercherò di essere utile ad Arpino per farla conoscere meglio, che è, credo, il compito di un sindaco che non sia soltanto un piccolo amministratore locale. Qui ad Arpino tutto è entusiasmante. Allora sono tornato all'opzione del 2018, quando avevo lasciato tra le due possibili scelte Sutri e Arpino. Poi ho scelto Sutri e ho fatto forse anche bene, ma è stato tutto in salita, quello che ho portato non c'era e mi auguro che rimanga. Qui invece sono in discesa, nel senso che ci sono lavori in corso per istituti come il Tugliano, che sono fondamentali per la precedente amministrazione che ha ben lavorato. Poi c'è il Certamen, poi c'è il Cavaliere d'Arpino. Arpino è una città d'Italia che deve stare nei primi titoli quando accade qualcosa di memorabile come il Certamen, come sarà con il Gonfalone, come sarà con la mostra di Cavaliere d'Arpino. Quindi soltanto se io potessi realizzare questo, che non mi è difficile, sarei già un sindaco utile alla città. Poi cercheremo di migliorarla per ciò di cui ha bisogno, ma molto ha già e molto funziona, meglio che in tante altre città.